Vogliamo unire per un'idea di paese basata sull'idea di solidarietà, redistribuire. Ce n'è sempre più bisogno perché c'è sempre chi è più ricco e sempre chi è più povero, c'è sempre più chi sfrutta e sempre più chi è sfruttato. Rispetto a questo stato di cose bisogna soltanto rispondere con uno strumento, è quello unitario. Ad Arezzo sarà un 1° maggio nel segno della doppia unità, quella tra CGIL, CISL e UIL che tornano a festeggiare insieme, ma anche quella degli stessi sindacati e le associazioni del volontariato del territorio. A far da sfondo alla festa dei lavoratori il Foro Boario, in programma un confronto tra sindacati e associazioni, ma anche esibizioni, musica e la premiazione degli iscritti ai 3 sindacati. È difesa una parola spontanea che è una necessità, che dobbiamo mettere in campo rispetto a quella che è una concertazione, un confronto e una discussione, aggiungo, con le istituzioni rispetto a quello che sono diritti irrinunciabili. Mi riferisco al lavoro, mi riferisco a una scuola pubblica, mi riferisco alla sanità, che forse l'aspetto più ampio che riguarda da quando si nasce a quando siamo in vita. Sarà ovviamente anche un'occasione per riflettere sulla situazione sociale e economica del territorio, ma anche per definire un manifesto unitario. La provincia di Arezzo in termini di lavoro sta purtroppo come il 2018, il 2018 sta come il 2017, grave, quindi abbiamo una situazione che definisco di vera e propria stagnazione, non c'è niente di più di pericoloso, perché quando vi è una coscienza collettiva di pericolo e di crollo, allora ti organizzi. Quando c'è un sonno del genere, devo dire anche istituzionale, lo ritengo molto pericoloso. Arezzo purtroppo conta un triste primato regionale, quello delle morti bianche, superando la soglia di 2 vittime ogni 1000 infortuni sul lavoro. Qualcuno potrebbe fare una facile equazione: sono diminuiti le tutele, sono diminuiti, è aumentata la crisi e quindi si specula di più sul lavoro e sono aumentati i morti. Beh, speriamo non sia così e si possa invece combattere con delle normative, ma non solo con le normative, con rispetto già delle normative che ci sono sulla sicurezza. Abbiamo costruito un tavolo insieme alla prefettura e questo è un aspetto importante che ci può far pensare di costruire un futuro migliore.